Francesca Pascale e Paola Turci si sono incontrate nel 2020 e si sono sposate 2 anni dopo in Toscana, durante un periodo felice della loro relazione. Tuttavia, a distanza di poco tempo, hanno deciso di separarsi. In un'intervista recente al settimanale Gente, Pascale ha parlato della rottura, sottolineando che, nonostante l'amore iniziale, quando il sentimento non è reciproco è necessario accettare la realtà. Le voglio bene, ha dichiarato Pascale, ma ha anche evidenziato la difficoltà di mantenere una relazione quando i sentimenti cambiano. Nonostante la separazione, il legame affettivo tra le due donne resta forte. Pascale non attribuisce colpe a Turci e, al momento, non è interessata a rintracciare un nuovo amore. Ha dichiarato di voler riflettere sui propri errori, facendo riferimento alla trauma vissuta quando ha deciso di allontanarsi da Berlusconi. Riguardo al suo futuro sentimentale, ha commentato: "Non ne ho voglia. Ho sempre vissuto in coppia e ora voglio capirmi meglio". Pascale ha anche rivelato di trovarsi meglio con le donne, per via di una maggiore empatia. In merito a Silvio Berlusconi, Pascale ha condiviso ricordi di gelosia e conflitti, ammettendo l'impatto emotivo della loro relazione nella sua vita. Seppur il passato con lui abbia influito profondamente, Pascale guarda ora al futuro con desideri di maternità. Ha espresso l'intenzione di avere un figlio, affermando: "Ogni tanto ci penso. Magari da sola, magari in coppia". Tuttavia, ha anche manifestato frustrazione per le restrizioni legali che limitano tali scelte, auspicando maggiore libertà nella propria vita familiare. In sintesi, l'intervista di Francesca Pascale offre uno sguardo intimo sui suoi legami passati e sulle sue aspirazioni future, evidenziando la sua attuale fase di riflessione e autoconsapevolezza. Nonostante il dolore della separazione da Paola Turci, rimane aperta a nuove possibilità, tra cui la possibilità di diventare madre, sempre nel rispetto delle sue esigenze e senza la pressione delle convenzioni sociali.